Ben ritrovati a tutti, Ah, a già. tutti. Oggi vi proponiamo un bel replay tra questo simpatico giocatore, Pony. Pony Pony. Rocksky, non sappiamo Ci... niente di Magari lui. se qualcuno si diverte a pronunciarlo, Esatto, poi. è il benvenuto. Mentre l'altro E hanno è azzardato another un name. altro giorno. Esatto. Uno dei francesi più promettenti che c'è sulla piazza di StarCraft. Probabilmente anche l'unico giocatore francese che gioca, ma Non importa. dettagli, dettagli. Un altro giorno, Another Day. Un Esatto. altro giorno. Come al solito, questa è la Tipo mappa che di battuta cui. triste. Come al solito, questa è la mappa di cui non sappiamo il nome perché ci E scoccia qui guardarla ci più si pone il che problema fondamentale. Cosa commentiamo adesso che non stanno facendo niente? altro. Sono quei Niente. 2 minuti di partita in cui dobbiamo andare avanti Allora, veloci. un No. Protoss contro uno Zerg. Cosa dovrebbe fare? Lo Zerg dovrebbe provare a fare più Uno in fretta del Zerg Protoss e il Protoss. dovrebbe fast expandersi. Perché se no Sì. rischia un piccolo push iniziale del E il Protoss. Protoss dovrebbe pushare. Il Protoss quando c'è uno Zerg deve attaccare sempre, a meno che non decida di fast expandere subito. Entrambe le tattiche, cioè fast expandersi e pushare, sono valide. Van bene. Va, bisogna dire un paio di cose però su questa mappa, anche se è una mappa X perché Ah, appunto non sapevi ragazzi, il nome. Non mi interrompere, stronzo, io ti ti interrompo odio. quanto vuoi. Allora, Quanto voglio io. una cosa fondamentale. L'ha toccata alla prima, ovviamente, Ma neanche ci dirlo. mancherebbe altro. Io sono di un partito particolare. Contro i Protoss mi chiudo sempre, parlo da Protoss. Contro i Zerg mi chiudo ovviamente sempre. Ma contro i Yes. Terran non mi chiudo quasi mai. E proprio scusare le sentry. Perché? Beh, perché se vi chiudete contro i Terran non ha senso perché vi distruggo gli edifici da fuori. Quindi ricordatevelo. Esatto, un paio di cose Dov'è che hai visto i Terran in da. questa partita? È un Scusa. esempio. Sta decidendo di farsi la forgia perché ha visto che qua abbiamo una pozza abbastanza veloce, soprattutto accostata a un gas. E Speedwind. ovviamente ha deciso anche di fare la forgia proprio per tappare il nostro amichetto che adesso ormai si trova con Questa le mani è un po' una tattica che legate. abbiamo già visto e secondo me è utilissima contro gli Zerg da parte dei Protoss. O non li push, cioè o fai così o li pushi. Così Sì, almeno adesso anche prendi un po' di perché, esatto, tempo. mettendo il cannone qui, adesso ha speso la bellezza di Sì, in effetti, 450. cioè io sinceramente sono uno che non ha le palle per fare una cosa del genere, lo dico proprio spassionatamente. Cioè io Vabbè, preferirei andare... Preferirei ma non... adesso lui può stare tranquillo in casa Esatto, sua. lui finché qui, questi qui sono tutti vivi e finché c'è questa torretta. Lui sa che lo Zerg non si può espandere, quindi lui ha tutto il tempo, non deve preoccuparsi di fare unità e tutti i Ma soldi che ha li comunque al prezzo investe. di un rene e di un fegato, quindi Vabbè, bisogna quei vedere... piloni prima di essere distrutti ci metterà abbastanza, secondo me. Esatto, Sì, ah. Sicuramente lo Zerg è rallentatissimo, e infatti lo Probabilmente... Zerg è costretto a espandersi qui di sotto alle rocce con la roccia, No, cioè nella bisogna... dove c'è... Esatto, Destructible Ah, Debris. grazie, non sapevo proprio come si chiamava. E che questa sì, non è proprio da considerarsi la naturale proprio perché ci sono queste rocce. Diciamo che è quella di La, convenienza. esatto, la, come si chiama? La posizione dell'Hatchery non è proprio dei più ideali, però dai, anche se sarà una cosa diciamo abbastanza lunga da minare, Io come ogni mappa. volta che mi spando lì dopo 2 minuti arrivo un demente con le Void Ray, è sempre qualcosa di terribile. Oppure mettono i tank qui in alto, O, no, a o i questo Toro, i punto, Toro. o i Toro, A a questo questo punto punto i lo Zerg Toro. cosa gli rimane da fare? O fare delle Mutalisk e lasciare perdere quello che c'è lì fuori, oppure fare delle Rocis per distruggerle, ma No, il Protoss lì le vede le il Rocis nostro e fa amico, gli per me il nostro immortali. amico va di Blatt, cosa combina? Vediamo subito, qua abbiamo ancora un Infatti va di gas, infatti va Blatt. di E allora Blatt. lui farà gli Però immortali. bisogna dire una cosa, che questa mappa non è appunto l'ideale per fare questa cosa, perché ok, si rallenti, bla bla bla, ma appunto qui c'è No, è che un'espansione così non abbastanza escono. vicino. No, il fatto è che non No, escono. infatti non escono, però è un incito, ovviamente Another Day adesso non l'ha fatto, ma è un'incitazione a fare le Mutalisk. Che ti dice, io ti chiudo, ti lascio una base, perché comunque qui neanche il Protoss può Le entrare. Phoenix sono più Beh, forti delle infatti, Mutalisk. di Le Fenix fatti sono più se forti, però ragazzi, la bisogna partita vedere e cosa poi fa. ovviamente c'è cioè, praticamente un Zerg è bloccata, scaltatelo sempre e se vedete solo Zergling e nient'altro in giro, la puzza al naso vi viene e in quel caso preparatevi Guarda le Fenici per le in tutto muta. questo tempo il Protoss cosa è riuscito a farsi in base? Abbastanza roba. Tra Ti guarda, tre gate sta gate. finendo Cos'è quella questo, qua cosa lì? ovviamente un altro gateway. Vedi? Gas, però ancora non si è espanso, Mentre lo Zerg è espanso. né qui, mentre appunto lo Zerg è espanso a causa, cioè si sta In poche iniziando parole a adesso dronare. lo Zerg... Sta già potenziando qualcosa nella forgia? Sì, sta Ancora. Ah, potenziando ragazzi, un l'attacco. piccolo consiglio. Lo Zelot ha potenziato, uccide gli Zerg con 2 colpi invece che con 3. Tenetelo a mente. Guardate Cosa qui che cosa ha importante, fatto. può Talenti. tenerli dentro. Esatto, ha messo una bella
E guarda, una bella sentry per fare il muretto. E guardate come stava uno comunque. Di... Guardate com'è felice lo Zerg adesso. Così è presta felice da tutti. Però c'è una cosa che bisogna dire: un'altra torretta e qui un pilone. In modo che... Però una cosa che ci tengo a dire: se lui avesse fatto questo cannone invece che qui, qua, tipo, con range sarebbe riuscito ad attaccare le blatte e quindi forse riusciva a salvare quei due piloni. Lo Zerg dovrebbe usare adesso. Le sentry non hanno mana infinite, dovrebbe usare adesso. Attenzione, perché qui abbiamo questo Porsche è ultra aggressivo. Mi piace proprio questo. Vabbè, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Ma no! Che sfiga, ragazzi, non ci posso veramente credere. Questa è proprio una beffa, perché vuoi dire non solo mi hai chiuso, ma però qui attenzione, perché adesso è aperto. Sì, ma non può perdere quell'espansione. Però ci arriva anche le blatte, forse. Ah, ma è ronco. È ronco, sì, anche perché no, gli storchi hanno molto più range delle blatte, però qui appena si accorgerà che Madonnina buona, ma che sfiga. Perché ha fatto un murpì, secondo me si è semplicemente sbagliato. Anche perché sta tenendo le... Sì, sì, però ha gnubbatina, però ci sta, perché per ora c'è cosa da dire. Io ho qui tre cannoni che mi proteggono. Qua intanto sta continuando a cagare unità e niente. Sarebbe il momento in cui lo Zerg dovrebbe provare a far scappare qualche zerghino e mandarlo dritto in base al giallo. Non so, solo che come può scappare. Secondo me non passa. Magari caricandolo sull'Overlord. Magari. Un bel po', però sì. Magari caricandolo. Ricordati che però per caricare sull'Overlord devi fare... lo so, ricercare il potenziamento. Esatto. Ah, andiamo in aria. O quello. Si è fatto un Nidus e probabilmente lo vedremo qui. Eccolo. Tempismo, il suono del verme è arrivato e adesso lui si E adesso il nostro amico è molto felice. Esatto, perché adesso lui dice: meh, non ho niente. Lui lo pusha da davanti, cioè gli Zerg cercano di attaccarlo per distrarlo. E voilà, questi tre stalker non faranno niente. Assolutamente niente. Macchio, però lui ha usato molto bene il suono, ne ha perso pochissimo. Perché ha intrappolato gli Zerg. Madonna, geniale. Questo, adesso io definirei un epic fail. Sì, anche perché qua guarda continua ad andare avanti. È troppi stalker, stanno diventando veramente tanti. Però anche qui continuano ad arrivare le blatte. No, quelle blatte fanno male. Esatto. No, non hanno il potenziamento contro gli armor le blatte. Madonna, ma la PM, guarda una PM, come fa sta gente? Sta gestendo due gesti. Sì, neanche altissimi. L'arancione è un po' in difficoltà. Sì, per una differenza di micro notevole. Adesso che ha detto che cazzo faccio, tanto qua. Complimenti all'arancione, che sto molto intelligente. Esatto, probabilmente cosa vedremo? Che qua arriva un buon utilizzo del Nidus. Ah, ottimo, anzi, queste sono sono un po' più finezze da buon gustare. Esatto, piacciono vedere soprattutto le persone. Ahia, ma si va a imbottigliare, ma allora è ritardato. Ma forse vuole provare un altro salto. Adesso davanti. Se li spettasse con quella testa. Sì, ma si è andato a imbottigliare. Ha bruciato tutto quello che aveva fatto di buono. Però almeno qui. Si era riuscito a uscire. Sta andando a distruggere il suo esercito. Ha detto, andi, andiamo a distruggere. Ma sto Zerg è un gorilla. Ma dai, è stato bravo, ma si è lasciato imbottigliare così. Sapeva che sarebbe arrivato un treno di roba, ha visto dovuto andare via. E si va a mettere proprio in mezzo dove non poteva scappare. Hai verminato il suo posto. Forse l'ha fatto solo per tenere lontano tutto l'esercito. In questo modo adesso può muoversi un po' più liberamente. Ovviamente questo è un esercito. Ecco, adesso gli ricaccia tutto dentro. Muore, morirà. Ecco. Bloccati. Forse era meglio se lasciavo uscire gli Zerglings. Esatto, almeno. Così almeno ne uccide un po', però tanto, a parte che se si ricorda... Occhio che il Nidus è sempre lì e il giallo non è andato a distruggere. È vero, anche questa è una cosa piccolo che... Infatti, scusa, ma non te lo chiedi da dove sono uscite quelle unità? No. Ma che cazzo? Voi continuate a non chiedervelo per la gioia di gli Zerglings. Eccoli qua, guardate, sì, il culo. Guardate come è felice il giallo adesso. C'è anche lo spruzzo. Problem officer. Questa povera sentry non potrà assolutamente niente. E il giallo che conviene invece. Il giallo è costretto a ritornare. Sì, vabbè, ma allora è veramente dato questo, però. No, purtroppo esatto, ha fatto proprio un errore il. Ah, adesso. Adesso lo perde. E il giallo non ha l'espansione. Se perde quello è morto il giallo. Sì. E probabilmente lo perderà. Ha perso. Cioè, non può fare niente. Non ha proprio i soldi per ricostruire. No, è rovinato. GG. GG. Sì, che non ritardato. Ha 317. Che ritardato. Adesso si ricorda, no, che ha cambiato idea, ha deciso di fare un ultimo ma disperato. Andiamo in giro con le sonde. Oh mio Dio, ma ha tanta roba, cosa come ha messo il nostro amico Zerg? Sì, vabbè, ma lì ce la può fare. No, ha tre Spinecrawler e soprattutto ha due basi. Cosa che invece Dio, non che ha... stupido. Ma dai, ma c'era il Verminize. Uè, lì, ma da dove sono uscite che l'unità, ma lo capisco. Io sinceramente avrei provato a fare una cosuccia. Okay. Invece di andare dal giallino, invece di tornare nella propria base a salvarci, c'è andato dritto filato dentro la base dello Zerg. Anche lo Zerg adesso ha deciso di finale. Infatti, no. Sono semplicemente troppi. Ottimo uso per quanto sì, inutile. No, vabbè, esatto.
Anzi, no, in realtà ha toppato in pieno perché li ha messi esattamente intorno alle cose. E in questo modo i suoi zeloti non potevano ad attaccare. Non ha un verso. Non ha neanche detto GG, è un po' maleducato. È stata una capra. Però vedete che qui c'è un'anima che se ne va. Sarà l'anima del gioco. Sì, molto molto poetico. Comunque bisogna anche dire una cosa fondamentale. In giallo, vedendo la situazione, poteva entrare in base allo Zerg e poi se la giocavano in una battaglia finale, non c'è, cioè, un altro scontro. Sapevi che non avevi tipo materiale per raggiungere la base in tempo? No, ti stai dimenticando del piccolo particolare, esatto, che c'era un Lydus dentro la sua base e lui non è andato a distruggere. Ma vabbè, lì ci può stare. Ma che ci può stare? No. Fammi finire, sei ritardato, ci può stare. Ma non essere recidivo. Non tornatene in base, vai, pusha lo Zai, entra in base che non ha niente perché era tutto nella sua base e lo fai a pezzi. Invece lui ha detto no, io torno in base per salvare la situazione, eroe. E invece no, un coglione. Vabbè, ma ti vedi arrivare della roba in base, non puoi, esatto, lasciarlo, dai. Sono okay, d'accordo, anche non si può. Con l'esercito che era qui perdeva prima il Protoss tutte le sue, i suoi edifici che lo Zerg. No. Comunque a parte la cagatona in base del giallo, il Zerg ha giocato molto bene, però questa è una cosa che appunto gli ha costato una vittoria. Voi Zerg, oltre a essere molto piangina, avete proprio la tendenza a essere stronzi. No, a mandare proprio a macciolo a mantenere unità. Cioè, lasciate al massimo, apposta. Vabbè, ma è un peccato, cioè, non vi affezionate. Già, è che te hai la mentalità Protoss che ogni unità vale un pilone. E ricordatevi sempre una cosa: giocate sempre con l'audio. Magari lui sta giocando senza audio perché il verme d'Aidus è l'unica cosa oltre al lancio nucleare che si sente in tutta la mappa. Quindi potete essere anche qua che state osservando questo bel pianeta e sentite comunque che un Nidus è spawnato, quindi lui sapeva che il Nidus c'era, ha pirlato e non l'ha trovato. Non possono arrivare delle unità senza che lui stia, sì, guardando. Infatti. E vai, devo fare un immortale. Ok, ora mi sono solo tre piloni adesso. Esatto. Ciao ragazzi, alla prossima, speriamo vi sia piaciuto. Salute!